Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Con lui, insomma, affronteremo in due puntate due aspetti, due malattie, due patologie del nostro tempo. In questa puntata parliamo degli attacchi di panico. La prima domanda è questa. Talvolta sembra che l'attacco di panico diventi un po' il modo di giustificare alcune situazioni che la medicina non spiega. È un'interpretazione, immagino, un po' forzata, ma c'è anche del vero. Sì, diciamo che talvolta la diagnosi non è proprio corretta e quindi in alcuni casi si mettono insieme alcuni sintomi e si ipotizza un attacco di panico. In altri casi, ahimè, la diagnosi è molto più sicura, i sintomi sono più chiari e quindi si individua con maggiore facilità questo disturbo, che peraltro spesso coinvolge una serie di sintomi particolari sull'autonomia della persona che possono variare Tipo, individualmente. l'attacco di panico non comporta come espressione la mancanza di fiato, l'angoscia. Assolutamente quello, la sensazione di poter morire da un momento all'altro, la sensazione che il cuore possa esplodere, la tachicardia, la difficoltà a respirare. Ma altre volte va a colpire, diciamo, altri organi sensibili, come diciamo, tutto il complesso meccanismo che ci tiene in equilibrio, quindi la sensazione di perdere l'equilibrio, la sensazione di poter svenire e lo stomaco, che insomma, proprio per una questione anatomo-fisiologica, è lì vicino a cuore e polmoni e spesso ne risente. Ma c'è una causa conclamata dell'attacco di panico o è irrazionale il motivo per cui uno sta male? È interessante questa domanda perché spesso la scienza se l'è fatta. Allora c'è una lunga tradizione psicoanalitica che riferisce l'attacco di panico alla difficoltà di sperimentare l'autonomia senza, diciamo, un punto di riferimento concreto per la persona. Altri si concentrano di più su aspetti fisiologici, quindi la mancanza, come dire, di tenere un equilibrio della propria ansia e l'eccesso d'ansia porterebbe a questo. Sembra tuttavia che in molti casi il comune denominatore abbia più a che fare con la mancata autonomia o diciamo una marcata solitudine che diciamo su sintomi propriamente fisiologici che insomma molto spesso possono essere solo un'espressione dell'ansia. Cos'è la mancata autonomia? Allora, molti studi hanno messo in evidenza una cosa interessante, cioè tutti coloro che hanno avuto qualche esperienza di abbandono, diciamo importante, traumatica nell'infanzia, poi nell'età adulta diventano molto probabilmente dei candidati per l'attacco di panico. Quindi il timore sostanzialmente di stare da soli e di affrontare qualcosa di nuovo si esprime con questa angoscia molto intensa che è l'attacco di panico. Ma quindi se di un bambino si riuscisse a identificare una situazione di stress che sta vivendo in quel momento infantile, lo si potrebbe seguire nella crescita in qualche maniera, prevenire la conseguenza Assolutamente. di un attacco di panico? Assolutamente sì, perché appunto questi studi hanno consentito di andare a individuare le cause che possono scatenarlo poi nel futuro. Quindi intervenendo in modo Preventivo. precoce, preventivo, è senz'altro utile. Anzi, tant'è che autorevoli, diciamo, analisti e non solo hanno studiato questo e hanno dimostrato come sia possibile, cambiando un po' lo stile educativo, la relazione col materno, andare a eliminare già i primi sintomi che a volte nella preadolescenza si fanno presenti. Claustrofobia, agorafobia sono tipi di attacco di panico o non c'entrano nulla? Sono dei sintomi collaterali all'attacco di panico, tant'è che ad esempio nella manualistica si trova attacco di panico con o senza agorafobia.
che però, sarebbe la paura della gente. Paura della gente, degli spazi troppo aperti, delle folle, in generale di tutte le situazioni in cui la persona che prova l'attacco di panico teme di non poter diciamo avere una via di fuga immediata. E allora in quel caso molto facilmente si innescano tutti quei disturbi sul respiro, sulla tachicardia, che porteranno probabilmente ad un attacco. Quindi sono situazioni ad alto rischio. Così anche la claustrofobia, nel senso che... La paura dell'ambiente chiuso. L'ambiente chiuso, quindi l'ascensore, la stanza, lì dove non c'è una via di fuga individuabile in modo immediato dalla persona. Questa via di fuga di cui lei parla è una via di fuga fisica o può essere anche una via di fuga mentale? Voglio dire, l'attacco di panico scatta solo in alcune situazioni, come può essere ad esempio la carlinga di un aereo perché uno l'avverte come chiusa, un ascensore oppure una folla, o anche ad esempio un esame da sostenere? Ambedue, nel senso che noi funzioniamo sia sulla percezione di situazioni concrete, quindi l'aereo, lo spazio chiuso, la folla, le situazioni di immobilità, sia dal punto di vista immaginativo, che se da un lato è la grande dote dell'essere umano creare con la mente, dall'altro può diventare anche creare situazioni pericolose. Quindi l'esame oppure una relazione con qualcuno che diventa difficile da sostenere, ecco che diventano simbolicamente, quindi sull'aspetto simbolico, delle situazioni chiuse e che quindi allo stesso modo di quelle concrete portano all'attacco di panico. L'attacco di panico può essere controllato? L'attacco di panico può essere controllato in alcuni casi, quindi esistono ad esempio anche dei... Perché uno lo avverte che arriva. Sì. Sì, ci sono tutta una serie di fattori che spesso danno delle avvisaglie alla persona. Quindi quella è una maniera di affrontare l'attacco di panico preventiva, quindi lavorando molto sulla concentrazione, sul respiro, oppure con altre manovre si riesce a contenerlo. Però, come dire, si contiene il sintomo, la causa spesso può rimanere ancora lì latente. Quindi è bene lavorare in ambedue i lati. L'attacco di panico nasce dal subconscio o dall'inconscio? Cerco di spiegarmi perché forse non è proprio precisa la terminologia. Sto pensando ad una persona che sia all'interno di una folla, per cui in una situazione stressante per questa persona, e mi domando se questa persona invece di rendersi conto di continuare a pensare la situazione in cui sta vivendo, pensasse ad esempio alla classica immagine di una spiaggia brasiliana, cioè cercasse di distogliere la sua attenzione dalla contingenza, l'attacco di panico lo evita o comunque arriverebbe, perché in realtà è appunto il subconscio, anche se tu pensi a un'altra cosa, ma in realtà il tuo corpo, la tua anima, non lo so, è condizionato. Allora, ci sono fattori soggettivi chiaramente che possono distinguere chi può riuscire a fare questa manovra, chiamiamola così, e a volte è possibile effettivamente, mentre per altre persone non è possibile, perché se lo stimolo che crea una paura nella persona è troppo intenso, o meglio, se il significato che noi diamo a una certa situazione ci crea troppa angoscia, la mente, chiamiamola così, inconscia, non permette di scappare da quello, neanche sul piano dell'immaginazione. Quindi ci sono fattori proprio soggettivi. È come quando abbiamo mal di denti, sembra la lingua va sempre là. Va sempre lì, inevitabilmente. Anche se non vogliamo, però insomma non si sa bene perché, è lo stesso mi pare di capire, il meccanismo sia quello, al di là della nostra volontà. Per concludere, è una patologia in crescita? Ahimè sì, la prevalenza è in crescita e forse ci sono tanti fattori che riguardano questo, però constatiamo che un po' su tutti i substrati, sociali, si riscontrano sempre più questi disturbi. Si può curare? Si può assolutamente curare, anzi si deve curare perché è un disturbo che inabilita molto. Beh,
si può arrivare a chiudersi in casa, non lavorare, insomma, avere anche relazioni difficili, frammentate. Grazie a Michele Canil. Comunque concludiamo con questo messaggio di speranza. In ogni caso, anche l'attacco di panico può essere curabile. Ricordiamo, lui è neuropsicologo e psicoterapeuta. Grazie per questa conversazione. Grazie a voi, alla prossima.